Ero qui che navigavo sul mio sito preferito quando all'improvviso mi appare questa pubblicità. Le più sexy slave online accanto alle slave 17 tragici selfie finiti male. Sembra tragico non perché sta morendo, ma perché quella faccia sembra che qualcuno glielo stia mettendo dietro. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui tornato con una nuova top. Ve l'avevo anticipata, ve l'avevo promessa. Abbiamo raggiunto 60.000 mi piace sulla top precedente e quindi siamo qui per farvi vedere 10-15 selfie fatti prima di morire. E alcuni sono veramente stupidi e senza cervello, la gente non sta bene. Come quelli che scrivono clickbait sotto nei commenti. Siamo pronti ragazzi, spollicciate più non posso per altre top. 40.000 mi piace, prossima top 50.000 mi piace, farò un selfie simile a questi. Ma adesso siamo pronti per il primo, che ecco qua. Lui è l'uomo più intelligente del mondo, perché ovviamente scappano i tori imbizzarriti e lui la prima cosa che pensa di fare invece di scappare è quella di farsi un selfie mentre viene incornato duro. Che poi se lo sta facendo al contrario, cioè neanche aveva il selfie, se lo sta facendo anche al contrario. L'intelligenza umana. L'uomo poi è stato incornato e... però è anche selezione naturale, diciamo. Prossimo! Ok, ragazzi, quando siete in macchina non fatevi i selfie. Il cellulare lasciatelo da una parte. Se dovete guidare non usate il telefono, altrimenti fate la fine di questa bella ragazza che per stare al telefono, per farsi un selfie, si è schiantata. E il selfie, questo che vedete in bianco e nero, è stato il suo ultimo selfie. È una storia molto triste, lo so, però la cosa tragicomica è che stava ascoltando la canzone di Pharrell Williams, quella che fa... non devo ridere, ma questa canzone che stava ascoltando in macchina quando si è fatta il selfie gliel'hanno anche messa al funerale. Non bisogna ridere, sennò siamo delle brutte persone. Prossima. Anche questa è selezione naturale, perché guardate come si sta reggendo con i piedi. Cioè, come ti viene in mente? Tu deficienti. Ma è che so cascati, sennò gli sparavo io. L'ultimo selfie d'Europa. Erano andati in Europa per visitare l'Europa e ci sono rimasti in Europa. In tutti i sensi, ci sono proprio rimasti secchi. Ci sono rimasti secchi. Prossima foto, questa è purtroppo una storia molto triste e facciamo un attimo i seri. Lui era contento di farsi un selfie con la mamma. Chi di voi si fa i selfie con la mamma? O si vergogna di fare selfie con la mamma? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma lui, impavido, aveva deciso di fare questo selfie con sua madre sorridente prima di partire per il suo ultimo viaggio. È una storia molto triste. Questo selfie è stato pubblicato poco prima del volo privato in Ucraina. Purtroppo questo aereo è stato buttato giù da un missile per errore e sono tutti morti tra cui loro. Ultimo selfie con la mamma, almeno erano felici, sono morti felici. Questa era triste e mi ha fatto qualcosa, ok. Passiamo al prossimo, vediamo se ci sono altre persone più stupide. Che cazzo? Ah ok, questo non si può vedere, ma probabilmente voi amate gli animali. Questo sembra un tricheco molto carino. La foto è stata fatta da un cinese che è diventato un involtino primavera per questo tricheco. Se l'è mangiato, sì. È praticamente come se il sushi ci facesse una foto. Prossima. Ok, ecco un'altra storia triste. Lei era una cantante e ora non lo è più perché è morta. È finito male, d'altronde questi sono i selfie finiti male. Ed era una cantante messicana molto famosa. Si chiamava Jenny Rivera. La conosci nel 2012, prima di partire sul suo jet privato, sul suo volo privato, si è fatta questo selfie. Poi l'aereo si è schiantato e è morta. Cioè, lo sai perché l'aereo è precipitato? Non hanno messo la modalità aereo sul cellulare. Cioè, questa si è fatta il selfie mentre stava in volo e non ha messo la modalità aerea sul cellulare e l'aereo si è schiantato. Complimenti, sapete, è un aereo piccolo, comunque modalità aereo va sempre messa, cioè sta apposta. Che cazzo? Prossima. Ecco, loro stanno in guerra e decidono di farsi un selfie. Così, mi pare giusto. Subito dopo li hanno fucilati. Ma non i nemici, ma i compagni. Perché io direi giustamente li hanno fucilati, ma no perché sono stupidi a farsi il selfie, ma li hanno fucilati semplicemente perché indossavano quelle ciabatte. E non puoi andare in guerra con quelle cazzo di ciabatte. Ma comunque la storia vera è che gli è arrivata una granata. Questo penso sia un fake. A proposito, io sto cercando la mano morta che fa i selfie, ma non la trovo. Se avete il link, se avete qualcosa, scrivetelo qua sotto nei commenti e la compro. E questo qui non esiste, cioè. Ah no, non hai capito. Questa è la riproduzione di un marchingegno che ha fatto una donna di 43 anni per suicidarsi. Però si è suicidata veramente facendo sto marchingegno qua. Creativa fino alla fine, vedi. No, raga, ma qua ci vuole proprio... Qua bisogna essere stupidi. Cioè, io non lo so, che cazzo te dice il cervello? Che cazzo te dice il cervello per fare una foto del genere? Come cazzo si fa? Di solito si dice che andare a scuola fa male, ma in realtà non andare fa ancora più male.
ciò che è successo a questa ragazza ha dell'incredibile. Infatti lei ha marinato la scuola, ha deciso di non andare a scuola per farsi dei selfie e prendere ben 100 like su Facebook. E quindi ha deciso di non andare a scuola quella mattina e andare a farsi una foto fashion in una ferrovia, ma ha toccato un filo elettrico e tipo è rimasta folgorata da 27.000 volt. Ma non è morta subito, ma è morta in seguito alle ustioni. Quindi un dolore pazzesco. Questo è il suo ultimo selfie che ha avuto 100 like. Fosse andata a scuola, questo non sarebbe successo. Andate a scuola e soprattutto non toccate i fili elettrici perché morite. Soprattutto se fa dei selfie idioti per prendere 100 like. Eccolo qua, un altro selfie di due bellissime ragazze che mi sarei fatto volentieri. Però no, adesso non posso più fare perché sono morte entrambe. E questa è la loro ultima foto. Il passeggero stava fotografando. La ragazza che guidava, invece di guardare la strada, si è messa a guardare il cellulare. Oh dai, facciamoci il selfie! Sbam! Morte, entrambe. Quindi se anche il passeggero fa il selfie, voi continuate a guardare la strada. Peccato, erano due belle ragazze. Ok, questo fa molto male, ma fa male solo vedere una foto del genere al mio cuore. Questo tizio si è comprato il vestito da SpongeBob e aveva fatto 200 like su Facebook. Allora ha deciso di farsi una foto un po' cretina, perché è idiota sta foto. Ha arrampicato sulla porta del bagno e si è fatto questa foto. Ma dopo che ha fatto questa foto è cascato, ha sbattuto la testa ed è stato ritrovato da sua madre morto in una pozza di sangue con il costume da SpongeBob. Che morte di merda. SpongeBob non è contento. Bene ragazzi, tra tutte queste foto, 3 erano fake. Cercate di indovinarle qua sotto nei commenti. 50.000 mi piace. Prossima top, anzi vi faccio vedere le slave. Magari in sicurezza, ovviamente. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook e Instagram tutto in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente.